Oggi faremo un tutorial sui toni del marrone. Allora, io ho già preparato i miei occhi con il primer della Essence, il solito, che è questo qui, I Love Stage. Perfetto. Allora, come primo step andiamo a mettere su tutta la parte da mobile questo ombretto. Vedete? Questo è un ombretto, anche questo, della linea Fil Maquillage. Questo è il numero 49. Sono delle cialdine che si acquistano nei prodotti per trucchi professionali e vedete, se riesco, si possono estrarre. Vedete? E poi si può comporre la propria palette come più piace. Io preferisco tenerli singolarmente nei suoi packaging, perché così, se devo portarmi, per dire, in borsetta, o mi devo portare da qualche parte un solo colore, vado più comoda, perché è pratico. Allora, incominciamo subito a stendere sulla palpebra mobile questo marroncino. È un marroncino beige particolare, insomma, è un marroncino. È opaco, quindi non è scimmie. E mi piace questa linea perché è una linea dove trovate praticamente questi ombretti misti, sciolti, quindi potete acquistarne uno, due, tre, non dovete per forza comprare una palette con dentro tutti gli ombretti. Vendono anche a parte il porta cialdine. Dopodiché prendo questo marrone della Kiko, questo è bellissimo, il numero 120. Io lo usavo quando avevo i capelli un pochino più scuri per le sopracciglia, però adesso, dato che ho i capelli un pochino più chiari, non lo posso utilizzare più. Quindi lo usiamo per truccarci. Allora, adesso prelevo con questo pennellino a penna un po' di prodotto e faccio l'angolino dell'occhio. Questi pennelli a penna sono comodissimi perché definiscono bene il make-up quando si devono fare delle linee particolari o comunque definire, delineare. Sono molto comodi. Ecco qui. Non vi preoccupate se non viene perfetto, perché tanto noi dopo dobbiamo sfumare tutto, quindi poi verrà sfumato il tutto, ecco. Stessa cosa. Adesso prendo il pennello da sfumatura, questo qui, pennello conico, e vado a sfumare dall'esterno all'interno. Ok, fatto ciò, andiamo praticamente a mettere un pochino di questo color carne, sempre della Film Cosmetics, Maquillage, scusate. Lo andiamo a mettere, questo è il numero di 15. Anche questa è una cialdina come quella di prima. Prendiamo un pennello, questo qui, e andiamo
andiamo a mettere un pochino di ombretto più chiaro qui all'interno dell'occhio. Con lo stesso pennellino, la stessa cialdina, andiamo a mettere anche sopra. Questo è un trucco molto semplice che si basa praticamente sul marrone e tutte le sue sfumature, perché andiamo dal marrone scuro al marrone più chiaro e al beige, perché questo è un color carne, un color beige. Questo trucco va bene sia di giorno che di sera, magari di sera aggiungendo un tocco di eyeliner oppure un po' di brillantini. Ok. Adesso con un pennellino piccolino, questo qui, andiamo a riprendere un altro po' di marrone della Kiko e lo passiamo sotto all'occhio. Adesso prendiamo una matita nera, non usiamo, è perché è da giorno, quindi non utilizzeremo l'eyeliner, usiamo la matita nera e la mettiamo all'interno della rima superiore dell'occhio e all'interno della rima inferiore. Prendo il pennellino piccolino e sfumo leggermente dove ho messo la matita nera. Ok. Adesso metto il mascara, uso questo della Kiko Volume Attraction. Lo metto anche nella rima inferiore. Ok, fatto questo, mettiamo il top coat della Kiko, quello viola. Questo. Ecco fatto, trucco occhi è finito. Adesso passiamo le labbra e mettiamo questo lipstick della Kiko. Questo era della collezione Unlimited dell'anno scorso. Dato che lo usiamo di giorno, questo trucco, mettiamo solo un velo di gloss color carne. Allora, io userò un pennellino perché preferisco, metto il prodotto qui, prendo un pennellino da labbra e lo metto. Ecco fatto, questo è il look finito, spero che vi sia piaciuto il tutorial. Brown, chiamiamolo così, e vi saluto, vi mando tanti baci e vi aspetto alla prossima, al prossimo video. Ciao!